Buongiorno a tutti, oggi mi dedico al rivestimento della cucina e inizio con alcune prove sulla disposizione delle piastrelle. Le sto distribuendo in modo uniforme affinché quelle posizionate alle estremità della parete risultino tagliate più o meno della stessa dimensione. Sto facendo inoltre dei piccoli aggiustamenti per fare in modo che i tagli in corrispondenza delle prese siano più facili possibile. E a questo scopo mi sto aiutando con la mia livella laser. Come ho già detto nel precedente video riguardante il rivestimento del bagno, questo strumento si è rivelato prezioso e tra le altre cose permette di verificare l'allineamento delle file delle piastrelle che vengono applicate di volta in volta. Come per il rivestimento del bagno, anche in cucina non ho rasato i muri, ma ho adottato la doppia spalmatura. Lo so, sto utilizzando il frullino senza cartellino di protezione, è una cosa che, come dire, faccio abitualmente perché così è facilitata la visione della zona di taglio. Inoltre, per certe rifiniture il cartellino ostruisce il libero movimento. Non è un invito a fare altrettanto, ma io purtroppo mi trovo bene così. Quindi voi cercate di evitarlo e non seguite il mio cattivo esempio. Al limite usate degli occhiali protettivi. Anche questa tagliapiastrelle è un attrezzo che ho acquistato all'inizio della ristrutturazione, è una tagliapiastrelle per grandi formati, taglia fino a 80 cm e si è rivelata utilissima. Tornando invece all'utilizzo della livella laser, in queste immagini vi faccio vedere la sua utilità. Sto verificando la quota della prima fascia di piastrelle rispetto a quella che avevo già applicato nella parete opposta. Come promesso nel precedente video, vi farò vedere, o almeno cercherò di farvi vedere nel limite del possibile, come ho risolto il problema per l'applicazione dei profili di alluminio negli angoli vivi degli spigoli. Infatti è la prima volta che eseguo questa operazione, ovvero la seconda, perché la prima volta l'ho fatta nella piastrellatura del bagno e mi sono aiutato sempre con la livella laser. In effetti è bastato fissare il filo verticale della livella laser lungo lo spigolo, estremo spigolo della parete. Dopo questa operazione ho tagliato a misura tutte le piastrelle che andavano posizionate verticalmente e ho posizionato il profilo di alluminio. . Conviene completare l'angolo tutto in un'unica operazione, in modo tale che se ci sono da fare degli aggiustamenti è possibile ancora farli. Come vedete, ho costruito l'angolo aiutandomi con la livella laser e con il profilo di alluminio. Profilo di alluminio che non ho fissato subito, ma è stato solo poggiato. E per questo motivo, durante la posa, ho evitato di mettere colla sulle piastrelle, cioè sulla parte terminale delle piastrelle che sarebbe andata in contatto con il profilo. Solo dopo aver verificato che la costruzione dell'angolo era avvenuta in maniera soddisfacente per me, ho applicato la colla e ho inserito il profilo di alluminio. Scusate se le immagini non sono delle migliori, ma sto riprendendo con una mano e lavorando con l'altra. E questo è il risultato finale dei due angoli, delle due spallette della finestra. Da queste immagini potete vedere che il rivestimento della cucina è completato. La parte relativa ai pensili è stata piastrellata solo per quanto riguarda il paraspruzzi. E qui siamo nella fase di installazione della cucina.
provveduto a fare l'attacco del gas, del tubo del gas, degli scarichi dell'acqua e dell'acqua di carico. Anche la cucina è terminata e con questa fatica penso di aver concluso la ristrutturazione di questo appartamento. Un saluto a tutti e vi do appuntamento al prossimo video. Se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così sarete tempestivamente avvisati sulle prossime pubblicazioni.